Ma tu prima mi hai detto uno è ricattabile, aspetta, è più ricattabile uno che entra nel Movimento 5 Stelle, che non ha nessuno. Ma che uno entra grazie a Grillo, soltanto perché Grillo gli ha dove entra? Chi mai è entrato grazie a Grillo? Non ce la fanno. Chi mai è entrato grazie a Grillo? Chi mai è entrato grazie a Grillo? Nessuno è entrato grazie a Grillo. Non mi conosceva, a me ad esempio, non sapeva chi fosse. Avessero fatto così per 30 anni avremmo cambiato il paese, se avessero fatto così per 30 anni, lo sapete. Questo se avessero fatto domande serie, così. Quindi non queste, per 30 anni avreste cambiato il paese, voi stampa. Invece avete acconsentito a Berlusconi, avete sempre calato la testa ai Berlusconi, ai Renzi, ai Carlo De Benedetti che vi comandano, al gruppo Mediaset che vi comanda, al gruppo Nespresso che vi comanda. Nel frattempo non parlate di una famiglia su 6 che è sotto la soglia di povertà, non parlate dell'Italia che è in recessione. Non parlate, lo so perfettamente, Ballarò. Ballarò, uno dei programmi peggiori in Italia. Bravo. Lavori per Ballarò. Con le tue domande. Allora, io ho. Ma dopo che sei informato, viene da me e mi dice. Non hai fatto. Ma io sto dando un incoraggiamento. Le stesse domande le puoi andare a fare a Renzi. Fagli l'inglese così magari ti capisce. Fantastico, e allora vai a chiedere anche ai nomi di chi parla, visto che non è mai stato eletto da nessuno. No, no, non è facile. Non è facile. Allora, facilissimo, fammi domande sull'operato del Movimento 5 Stelle in Parlamento, anziché sui rapporti con Grillo che non hanno nulla a che vedere con la politica nazionale. Guarda, io guarda questo dito, ha votato circa 5.000 volte quest'anno. Se avesse avuto un comando da Beppe Grillo me ne sarei andato. Ti dico un'altra cosa. Quest'anno solamente il mandato del signor Renzi, eletto da nessuno ovviamente se non dal Presidente della Repubblica Napolitano, che va a testimoniare la trattativa Stato-mafia oggi, dovrebbe dimettersi solo per questo. Questo ditino che ha votato si trova davanti un Parlamento che ha subito quest'anno già più di 18 voti di fiducia su 18 provvedimenti, decreti legge, non ha fatto una legge e il 5% degli emendamenti proposti dal Parlamento sono passati. Significa che il Parlamento è comandato dal signor Renzi, è una dittatura di fatto, e però venite qua a dirmi che la dittatura è quella di Beppe Grillo su un gruppo che è all'opposizione e che da solo, come ieri, è riuscito a ottenere dei risultati come la chiusura domenicale delle attività distrutte dal signor Monti, dove Renzi diceva che non si poteva tornare indietro. Questa è politica nazionale, questo è quello che serve alla gente per mangiare, non è quello che io parlate nei rapporti con i cittadini. Dovete capire che bisogna parlare di ciò di cui l'Italia ha bisogno, soldi, reddito di cittadinanza, lavoro, piccole e medie imprese, start-up innovative. Certo che lo facciamo, Puoi scegliere perfettamente, e infatti state scegliendo di far morire l'informazione in Italia, l'avete scelto, percorrete questa strada. Noi facciamo l'informazione delle piazze.